Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario & Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il naufragio della SS Ridolina. Oggi invece dobbiamo inseguire il fagiolo Stella, il pezzo del fagiolo Stella che sta fuggendo. Perché lui fugge da Foggia, non per Foggia ma per i Foggiani. No, scusatemi, non volevo. Fugge da Foggia, non per Foggia ma per i Foggiani. Mannaggia, mannaggia. Allora, io devo andare prima di qua. Non ne sono sicuro, calmo. Sì, dovevo andare prima di qua, perfetto. Fire! E ora invece facciamo un po' gli ignorri e ci facciamo tutto il passaggio ad angolo. Tra l'altro siamo abbastanza in alto da poter evitare anche i nemici, quindi... Qua invece c'è un nuovo nemico, è il Pese. Allora, quelli che dormono sono abbastanza sicuro che siano abbastanza fortini ora come ora. Dovrei vedere se con la mano li uccidiamo con un colpo. No, però ha funzionato. Anna, perché non è saltato? Dai! Facevamo doppi punti. Ah, tra l'altro, sì, vabbè, usiamo i funghi, poi li ricompriamo. Non sarà aver perso 5 funghi che mi fa diminuire di troppo l'attacco. Ecco qua. Ma dai, volevo saltargli in testa. 1, 2, 3. Ah, non mi ricordavo da chi avrebbe girato. Sono abbastanza sicuro che loro resistano alla mano. E infatti, tanto ormai ci hanno colpito. Ecco fatto. Pa-pa-ra-pam. Vieni qua, pesce. Preso. Occhi tocchi. Ottimo. Abbiamo abbastanza danno da uccidere tutti con un colpo, Ace. Guardalo che mi insegue. Ecco fatto. Ottimo. Perfetto. E... Madonna mia, che soddisfazione già uccidere tutti i nemici con un colpo. Occhio. Ok, pensavo fosse caduta di morte quella. Un tirifagiolo. Grazie. E proseguiamo di qua. Allora, sono abbastanza sicuro che in questa zona ci siano dei tirifagioli nascosti. Rimpiccioliamo Mario. Ecco fatto. No, ho sbagliato. Altra zona in solitaria, ovviamente. Ah, ma aspetta, non l'avevo già aperta questa zona? No, forse no, perfetto. Vedere Mario piccolino che fa fire è strano. Cambiamo con Luigi. Arrivo! Eccoci qua. Andiamo con Luigi. Ecco qua. Thunder! Grazie. E proseguiamo di qua. Dove si trova il fagiolo Stella? Laguna Sorniona. Allora, di qua se non sbaglio non ci possiamo ancora andare. Ci verremo più avanti. Ecco qua. Quello è un libro. Per ora non ci serve. Saliamo di sopra. Tiri turi turi. Tiri turi turi. Tara tara tara. Ed eccoci arrivati alla laguna. 20 monete sempre ci danno questi. Dobbiamo andare da questa parte, perfetto. Ah, buongiorno, buongiorno. Ehi, hai sentito il pettegolezzo sul principe fagiolino?
Sì, ho sentito qualcosa. Pare che svolazzi quella alla ricerca di qualcosa. Già, anche per il principe fagiolino non è facile. Magari capita anche da queste parti. No, ci siamo noi purtroppo. Facciamo un salvataggio. Di qua posso andare? Direi di no per ora. Ehi tu, muoviti! Novità, novità! Il pettegolezzo clamoroso, imperdibile! Dici. Già, da qualche parte sono caduti dal cielo dei singoli fagioli che brillano. E il pettegolezzo riguardante l'oggetto trovato da Granchio? No, Granchio ha usato il suo fagiolo per decorare la sua conchiglia. È diventato come un albero di Natale. Cosa? È incredibile! Non vuoi andare a vedere? Sì, facciamo così! Ma che cavolo è successo? Voi due, se restate lì a sonnecchiare, vi scotterete. Grazie! Allora, ma che è successo? Non lo so. Allora, di qua posso andare, quindi? Mi sa che è ancora presto. No, è giusto, ok, forse era dall'altra parte che era ancora presto. Infatti, qua serve il martello e qua abbiamo il tubo per tornare indietro. Ottimo, qui prendiamo il nostro fagiolo. A quanto siamo? 14 di questi. Crepapelle ce l'abbiamo, tiritera ce l'abbiamo, ghigno ce l'abbiamo, sorriso ce l'abbiamo, il ghignucino ce l'abbiamo, il sorriso espresso ce l'abbiamo, ci manca solo il tirisucco. Ok, ce ne mancano solo 5. Ogni volta mi confondo su quale è quale. Già che sono qua, aspetta allora. Allora, pantaloni nuovi, sputaveleno 60%, pantaloni tropici, pantaloni realizzati con fagioli tropicali, ok, e street jeans per Luigi. Ultima moda, 156 di difesa, ma fungo fortunato è meglio per ora. Allora, andando avanti nel gioco, ovviamente i pantaloni che abbiamo adesso, il fungo tuta diventerà meno efficace a livello di difesa e la spilla a livello di statistiche. Ma se ce la giochiamo bene, con la fortuna, diciamo che potremmo anche tenerli quei pantaloni. Certo, 156 di difesa, mica male, eh. Per adesso non li compriamo, li compreremo più avanti. Lumitessera, davvero carina, lampeggia, 122 di attacco, ma nessun potere. Attacco fortunato, attenti. Assimila la forma dei nemici. Potetessera, difesa energetica, non ci serve e basta. Andiamo dalla signora a vedere se c'è qualcosa di nuovo. Ah, gli ultra sciroppi, le ultra noccioline, i super sciroppi. Ok, una decina di ultra noccioline per adesso la prendiamo. Gli ultra sciroppi facciamo 6 per adesso. E mi riprendo anche 6 funghi. No, facciamo 4. Facciamo 3, magari ce li danno i nemici anche. Di sotto invece possiamo andare? Ok, sì, possiamo andare, ma è presto. Va bene, torniamo nella cittadina. Andiamo di sopra. C'è un centro massaggi, giusto? Sì, eccoci qua. Siamo nella sala relax. Ciucciuc. Ecco qua. Vorrei rilassarmi. Le mani miracolose di Pamela e Tracy sono davvero uniche. Ma le parole non bastano, bisogna provare di persona. Ehi voi, allora state cercando Pamela e Tracy? Certo, e che siamo venuti a fare se no? Benvenuti, questa è l'area rilassamento per rivitalizzare corpo e anima. Le due abilissime massaggiatrici vi faranno un massaggio dolce dolce. Il costo di un singolo trattamento rigenerativo è di 100 monete. Per tutti e due la tariffa è di 200 monete, cosa ne dite? Va bene. Sì, bene, accetto le 200 monete come pagamento anticipato. Bene, accomodatevi sul divano della stanza accanto. Grazie. Ah, eccoci, siamo Pamela e Stacy. Tracy, non mi ricordo più. Ciao. Benvenuti, io sono Pamela. Bene, dov'è che vi fa male? Fatemi vedere un po'. E io sono Tracy, fatemelo vedere un po' anche a me dove vi duole. Guarda un po', le tue mani sono davvero stanche. E anche le tue mani sono così stanche da sembrare invernate. Potete godervi subito il dolce massaggio eseguito dalle nostre manine. Oh cavolo! Ehi, ma che meraviglia! Stai diventando un esperto della mano del fuoco. Cicchi cicchi di
Ehi, che meraviglia! Stai diventando un esperto della mano del tuono! Ehi, voi due, non siete mica persone qualunque! Siete personaggi interessanti, voi! Noi siamo manipolatrici provette, ma le vostre mani non sono da meno! Proprio così, Pamela, con il potere delle vostre mani potreste anche prendere quei... Comunque, per voi non serve un massaggio. Al suo posto vi insegnerà una tecnica speciale per le mani. Che ne dite? Va bene. Lo avevo immaginato, iniziamo subito. Vi mostreremo la speciale tecnica che renderà magiche le vostre mani. Chi non sta attendendo, peggio per lui. Dove siamo? Eccoci di nuovo. Prima tu, Verdolino. Con il pulsante L premi il potere delle mani. Thunder! Thunder! Con il pulsante B accumula il potere del tuono. Sì, ok, vai. Quando lo hai accumulato e non riesci più a resistere e ti sembra di esplodere, rilascia il potere B, il pulsante. Con questa azione darai la scossa a chi sta davanti. Poi usa la pulsantiera di comando per spostarla entrambi nella stessa direzione. Wow! Sulla schiena le deve sentire. Fallo restare basito, come se passasse corrente elettrica. Usando questa tecnica puoi spingere con la schiena o camminare di sbieco. Bene, ora proviamo a metterlo in pratica. Prova a spingere me con la tua schiena. Forza, forza! Thunder! Arrivo! Oh, sì! Sei un maestro del solletico. Poi tocca a te, omino rosso. Premendo Start, scambia la posizione. Con il pulsante L seleziona il potere delle mani. Fire! Con il pulsante B si accumula il potere del fuoco. Sì, ho capito. Quando senti il tuo potere cresce fino a scoppiare, quando stai per incendiarti, rilascia il pulsante B. Sulla schiena, avanti, con energia, devi fargli prendere fuoco. Se usi questa tecnica con il balzo, puoi muoverti con agilità e spingere qualsiasi cosa. Con il balzo, che vuol dire? Bene allora, prova a metterlo in pratica. Start, fuoco e vai! Con un balzo prova a correre contro questa biglia di ferro. Creda che intendesse... cioè non balzo, proprio il salto intendesse velocemente. Va bene. No, ho sbagliato. Ah, brucio! Ah! Oh, bello, bello! Sei un genio del solletico! Con questo vi abbiamo insegnato tutto ciò che dovevamo. Oh, Pamela, è una sciocchezza, lo so, ma hai dimenticato una cosa. Cosa? Oh, davvero? Bene, bene, quando volete interrompere il balzo, giratevi nell'altra direzione oppure premete il pulsante A. Ora vi è davvero spiegato tutto quanto. Bene, adesso vi faccio lavorare un po'. Esatto, usando questa tecnica recuperate i due fagioli perla all'interno della grotta. Il vostro potere è molto maggiore del nostro. Solo voi potete riuscire a prendere i due fagioli perla. Sentite, mi spiace insistere, ma se rifiutate dovrete pagare la vostra lezione. Vi faccio pagare 100.000 monete. Ehi, presto, presto, trovate i due fagioli perla, presto! Andiamo, Luigi, queste sono pazze! Andiamo a recuperare i due fagioli perla! Allora, una direzione ci porta da Luigi, la seconda da Mario. Credo che questa da Luigi. Sì, esatto. Allora, potremmo dover leggere... ma non serve, nel senso... so già cosa dobbiamo fare. Scambio, mani... no, perché ogni volta sbaglio. Mani... camminiamo di lato. Ecco fatto, primo ponte aperto.
Secondo ponte, di nuovo la statua. Ok. Vabbè, a sto punto teniamolo Thunder, che ci serve per tutto il percorso. E se vi ricordate, questa statua qui l'abbiamo vista molte volte. Oh, aspetta un secondo. No, ok, pensavo ci fosse un passaggio di là. L'abbiamo vista molte volte. Allora, noi dobbiamo andare dritti. Questo vuol dire mettiamoci dritti noi. No, perché continuo a sbagliare. 1, 2, 3. Vai. Troppo veloce. Allora, mettiamoci dritti. E vai. Ecco fatto, semplice. Ero andato troppo veloce io. E il primo fagiolo perla è stato recuperato. Dobbiamo tornare indietro. Oh, bene, che bello, il fagiolo perla verde. Wow. E adesso prendete il fagiolo perla rosso, presto, presto. Andiamo, Mario. E andiamo da questo lato. Allora, che cosa abbiamo qui? Beh, in realtà potrei... Ah, ecco. Il tartarugone, ve lo ricordate? L'abbiamo visto anche lui un bel po' di volte. Ahia! Oh, come è potuto succedere? Siete dei tipi fuori dal comune. Lo so, lo so. E via anche tu. Aspetta, serve un po' più di rincorsa. Ahia! Che male! Come è potuto succedere, tipi fuori dal comune, certo. Allora, stessa roba di prima, solo che a questo giro dobbiamo andare veloci. Io tendo a stare più sulla destra perché è più facile e non andiamo subito contro gli spuntoni, però... Vai! Ecco fatto. Ed ecco il fagiolo perla rosso. Oh, bene, bene, che bello, il fagiolo perla rosso. Lo volevo davvero. Bene, loro sono contente e noi abbiamo ottenuto un nuovo potere. Andiamo a salvare. Aspetta, prima di andare. Pamela e Tracy erano così energizzate le fagioli perla che si sono addormentate. La stanza di rilassamento per il momento è chiusa. Beh certo, come no. Dopo che noi abbiamo lavorato però. E ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.